Ciao a tutti sbielatori, benvenuti in questo super video. Prima di iniziare ci tengo a dirvi che questo video è sponsorizzato da Autodoc. Autodoc è una delle piattaforme di ricambio auto online più grandi d'Europa, che opera in 27 paesi, ragazzi. Forniscono ai loro clienti ricambi auto di alta qualità a prezzi molto molto ragionevoli. Oltre a fornire un servizio a oltre 5 milioni di persone, stanno cercando di rafforzare la presenza del marchio nel mercato europeo tramite i social network. Detto questo, vi invito tutti a seguirli sul loro profilo Instagram e soprattutto sul loro profilo YouTube, dove pubblicano video tutorial, guide, insomma insegnano al loro pubblico come eseguire autonomamente la regolare manutenzione dell'auto. Quindi andate tutti a seguirli, vi lascio il loro link del canale in descrizione, andate a attivare la campanellina, a iscrivervi e andate tutti a seguirli su Instagram. Detto questo, ora iniziamo con il video. Detto questo, non perdiamoci in altre chiacchiere e trasferiamoci subito nel garage dei sogni che tutti noi desideriamo, che oggi un mio caro amico ci ha dato la possibilità di entrare e riprendere il suo parco auto. E grazie alla magia dell'editing ci vediamo là. Vi dico solo questo: godetevi queste fantastiche riprese spaziali. E ora, ragazzi, stiamo scendendo nel vero e proprio paradiso delle supercar che ognuno di noi vorrebbe avere nel proprio garage. Attenzione, momenti salienti, manca poco. Siete pronti? Godetevi lo spettacolo. I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash, all this money that I ever had, I put that shit on my tab, 12 o'clock and I'm fucked up, oh damn, I'm smashed, I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make this shit last, it's Friday, thank God little homie it's Friday, let me get it. Ed eccoci qua, finalmente siamo entrati in questo fantastico garage dei sogni, ricco di supercar, di tantissime macchine, ma soprattutto di tantissime moto. Si parla di circa 150 moto. Questo video sarà incentrato solamente oggi sulle macchine. Penseremo poi magari in futuro di fare una seconda parte parlando delle moto. Vi illustrerò brevemente caratteristiche di queste supercar, dicendovi i cavalli, dicendovi il motore e l'anno. E cercheremo anche di fare un piccolo test sound, perché non possiamo fare nient'altro nonché soltanto che accenderli e basta. Iniziamo subito con questa bellissima Morgan 4x4, un'auto bellissima, storica. C'è poco da dire, parla solamente la linea e comunque tutto il fascino di questa macchina. Spostandoci subito sulla nostra destra, sulla mia destra, notiamo questa fantastica Aventador SV Roadster con 750 cavalli, è scappottata, 750 cavalli, un sound davvero fantastico che adesso sentiremo. Anno, si parla di una macchina del 2017. Questa supercar ci terrei a ricordare che è una di 500, come potete vedere, come testimonia anche qua la targhetta, non è la prima di 500 ma è una di 500, quindi hanno fatto questo esemplare, l'hanno replicato soltanto per 500 macchine e qua possiamo capire anche di quale supercar stiamo parlando. Comunque è una supercar limitata, non per tutti, è un pezzo da collezione. Spettacolo. Ed eccoci qua, accendiamo la navicella. Pronti? 3, 2, 1. Questa supercar ha davvero anche un bellissimo giochino che permette di aprire le valvole con questo tastino. Pronti? La macchina parla da sola anche questa, i tempi fantastici. Non si sente un cazzo? No. Rifacciamo il gioco. Abbiamo finito adesso di volare, torniamo coi piedi per terra e continuiamo col video. Vi ricordo di andarmi tutti a seguire su YouTube, iscrivetevi e lasciate tanti tanti like. E ora spostiamoci sulla terza macchina, stiamo parlando della sorella che precedeva la Aventador. Stiamo parlando quindi della Murcielago SV con 670 cavalli, anno 2010. Anche questo è un bellissimo pezzo da collezione, che è la 52esima macchina che hanno prodotto su 350. Dopo vi farò vedere anche la targhetta.
maglietta. Ha un bellissimo V12 che, anzi, ve lo mostro subito. Eccolo qua, in tutta la sua magnificenza. Cosa molto carina è che in Lamborghini sul motore, come potete vedere, rappresentano l'ordine di accensione, qui raffigurato, con la sua famosa targhetta con scritto V12 6500 di cilindrata. E ora entriamo dentro in questa supercar tutti insieme e facciamo un bellissimo test sound. Anche qua è sempre un'impresa calarsi all'interno dell'abitacolo. Ci siamo. Pronti al decollo, parte 2. Carbonio, se non mi sentite, tutta piena di carbonio, piena di dettagli marchiati con SV, con Lamborghini, come potete vedere anche qua, Lamborghini, una macchina fantastica. Ora vai a riprendere dietro che capite davvero di che pasta è fatta questa macchina. Spenta anche questa e passiamo alla prossima, che qua sono davvero tanti da fare. Passiamo adesso alla terza e ultima Lamborghini in questa eccezionale collezione. Stiamo parlando di una Diablo SV con 520 cavalli, anno 1996. Linea spettacolare, che dire, motore, un bellissimo V12 che vi mostro subito nella sua immensità, è davvero enorme. È immenso. Questa è una macchina per veri temerari, è una macchina che non ha né controlli, né servosterzo, né ABS, non ha né elettronica. È davvero una macchina per gente che è in grado e davvero capace di guidare macchine con tanta ma tanta potenza. Sempre qua abbiamo l'ordine accensione, come prima vi dicevo. E mi viene sempre da dire, è enorme questo motore, ma sentiamo il sound. Tutto Alcantara, questa è una chicca. Però davvero bello, un cambio d'H. Ma ora sentiamo come canta. Volante sparco, interni completamente in Alcantara, marchiati anche qua SV, è spettacolare. Andiamo dietro. E ora spegniamo questo caccia perché fa davvero un casino allucinante. E passiamo al vero pezzo, al vero gioiello di questa collezione. L'ultima italiana di questa galleria d'arte è lei, una Bugatti, una bellissima Bugatti EB110 GT. EB sta per Ettore Bugatti, 110 sta per l'anniversario della nascita di Bugatti Ettore, mentre GT sta per Gran Turismo. Avevamo fatto un'altra versione che era la SS, la Super Sport, che era una macchina pressoché identica a questa con qualche cavallo in più. È una supercar con 560 cavalli. La vettura al tempo era la macchina più veloce al mondo grazie al suo bellissimo motore V12 quadri turbo, ragazzi, quadri turbo. Cioè, io sono abituato a parlare di turbo, sì, biturbo, ma qua ce ne sono ben 4. Se le altre macchine erano pezzi da collezione, questa è davvero il supera di 10 spanne, perché è una macchina unica, è stata prodotta in meno di 90 esemplari. E anche qua dietro possiamo vedere delle chicche di questa auto, ovvero la firma di Romano Artioli, colui che fece rinascere Bugatti in Italia. Come potete vedere da qua possiamo notare il bellissimo V12, che all'epoca era in grado di superare, comunque arrivare ai 342 km orari, ragazzi, nel 1994. E ora, prima di calarci all'interno, vi faccio vedere una cosa stupefacente, che nonostante si parla di una macchina del 1994, ha queste innovazioni assurde. Prendo le chiavi. Ok. Ora caliamoci all'interno. Adesso arriva il problema. Un attimo valutando come entrare piano in maniera tranquilla. Ok. Piano. Pianino qua, ragazzi, davvero pianino. Piano, ti ho detto. Non metto neanche dentro l'altro piede, sto così che almeno esco con più facilità. Vi faccio vedere solo una cosa di questa macchina. Guardate qua. Quanto è il fondo scala? 400 km orari. È un'opera davvero di ingegneria a livello estremo. Andiamo dietro a vedere.
Diamo un'occhiata da più vicino a questo motore quadriturbo. Comunque ragazzi, il sound di questa macchina risulta molto ovattato. Non si è capito perché non si sta parlando di una macchina aspirata, ma ha ben 4 turni, quindi è normalissimo. Comunque mi piace tantissimo. Non oso immaginare quando apre giù di gas questa macchina. E ora spegniamo la macchina, che voglio mostrarvi davvero un'altra innovazione delle tante di questa macchina. La cosa di cui vi parlavo prima è questa: una fantastica retroilluminazione in questo verdino, verdino acqua, non saprei neanche definirlo, che si riprende anche qua sul lato della porta. E questo, come vi ripeto, è una delle tante innovazioni che questa macchina, di cui questa macchina è dotata. Ma ci tengo a dirvi che sarei davvero molto interessato a portare un singolo video dedicato a questa supercar solo per voi. Però fatemelo sapere nei commenti, fatemi esplodere i direct su Instagram. Davvero dovete bombardarmi. Dopo questo passiamo alla prima tedesca di questa collezione. Ecco qua la prima macchina non italiana. Stiamo parlando di un bellissimo Mercedes C63 AMG Black Series. Che ve lo dico a fare, un pezzo da collezione. Stiamo parlando di un bellissimo motore che fra poco vi mostro. 8 cilindri con 6.003 di cilindrata. Ripeto, 6.003 di cilindrata. Macchina anch'essa che salirà di valore tantissimo, anche perché ormai le macchine nuove, i nuovi C63, si sta pensando davvero di farli con 4 cilindri e mi sta salendo il vomito. Stiamo parlando di una macchina vecchia scuola anche questa. Se vengono disattivati i controlli, bisogna avere il polso alla mano, bello saldo, di avere i nervi proprio pronti a tutto, perché stiamo parlando di una macchina con 517 cavalli sul posteriore. E ora, prima di farvi sentire il sound, vi apro subito il vano motore per guardare la magnificenza anche qua di questo 6003 tedesco. Andiamo sul pezzo forte. Eccolo qua. Subito un breve test sound. Segno evidente di questa C63 è l'alettone completamente in carbonio, un posteriore che fa paura, aggressività a tutti i pori, cerchioni anche questi enormi, pinze enormi, una bella macchina ignorante. Accanto a questa AMG abbiamo un'altra macchina tedesca, una bellissima Audi RS2 del 1995, quindi anche qua un pezzo di storia dove nasce tutto, dove c'è il proseguimento nel futuro, perché si parla sempre del famoso motore 5 cilindri in linea di casa Audi. Questa macchina è speciale, però purtroppo mi continuo a ripetere queste parole, ma ci troviamo davanti davvero tutti i mezzi speciali, pezzi di collezione. Questa in tal caso è una macchina che è stata costruita in collaborazione con Porsche. Alcuni richiami che portano al marchio Porsche sono ad esempio i cerchioni con le pinze, come potete notare sulla pinza c'è scritto Porsche. Interni anch'essi riprendono ancora il marchio Porsche. Che dire, è bellissima, ha il suo fascino. Il motore, come vi ho anche detto prima, si tratta di un 2500 turbo che eroga 315 cavalli. Tanta potenza. Purtroppo non possiamo fare un test sound di questa macchina per via di un piccolo inconveniente, ovvero la batteria che ha fatto caput. E infine ecco qua l'ultima macchina. Non è una supercar, ma è una bella macchina, un bellissimo M2 che completa il trio delle tedesche BMW, Audi e Mercedes. Eccole qua. È un M2 che eroga 370 cavalli, una macchina quindi moderna dei giorni d'oggi. Posteriore arricchita con un bellissimo wrap e con un bellissimo cambio cerchi. Davvero sta benissimo con questo look. Dettagli in carbonio, possiamo notare anche qua specchietti, spoilerino, carichi, deflettori. È una bella macchina daily car. Il sound purtroppo ragazzi qua ve lo risparmio, anche perché è una macchina, è pieno su YouTube. No scherzo, facciamolo sentire questo M2, facciamolo sentire. Ecco. Macchina che è stata mappata e arricchita con dei bellissimi bang, che ora non vi faccio sentire perché è fredda, ma la porteremo sul canale, anche perché è posteriore. Ed eccoci qua, siamo giunti al termine di questo tour fantastico delle supercar, delle auto che ognuno di noi vorrebbe avere nel proprio garage, nel garage dei sogni. E adesso passiamo alle conclusioni. Le conclusioni le sto facendo al di fuori
da quel garage spaziale, perché appunto non volevo portar via altro tempo al mio caro amico che ci ha dato davvero un'opportunità grandiosa, grandissima oggi, di mostrarci davvero tutte quelle supercar fantastiche. Inoltre volevo dirvi, fatemi sapere davvero, fatemi esplodere quei commenti se volete che vi porti un video dedicato solamente alla Bugatti EB110 GT. Altre mie richieste che vi faccio sono le solite: lasciate tantissimi like, perché ragazzi un video del genere davvero non lo porterò mai più, perché è davvero stata una grande opportunità. Lasciate quindi tanti commenti, tanti like, condividete il più possibile il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti sbiellatori. That girl, damn, she thinks she's hot as Rihanna. She thinks she's a young Madonna. I'll give that 7 or 8 at the best. 9 if I'm staring down straight at your chest. 10 if